Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio dedicato a Cities Skylines 2. Questo episodio è dedicato alla prossima patch che uscirà e Paradox ha annunciato che sarà fra un paio di settimane e ha cominciato a pubblicare un dev diary. Un dev diary che andrà ad iniziare a spiegarci che cos'è la patch che hanno denominato Economy 2.0. In questa patch si va a toccare il motore del gioco, cioè l'economia, tutti quei meccanismi che generano le tasse e che mandano avanti le nostre città. Hanno deciso di cambiarla pesantemente. Quindi gran parte dei meccanismi che abbiamo conosciuto fino ad oggi probabilmente andranno ad essere molto molto modificati. Hanno preso in esame principalmente 6 aspetti del gioco. Hanno tentato di mantenere comunque il gioco, a detta loro, semplice, reattivo e di darci sempre la possibilità di essere gli amministratori del gioco. Se abbiamo poca esperienza, vogliono comunque tenere la possibilità di andare avanti in maniera semplice, ma se uno ha già acquisito esperienza può ottimizzare di più il gioco. Ce ne sarebbero di cose da modificare, come sappiamo, ma qui ci andiamo a dedicare, per esempio, alla prima cosa che hanno deciso di modificare, e sono i sussidi. Ebbene sì, il meccanismo che troviamo sempre oramai per tutti quelli che giocano a Cities Skylines 2 e troviamo naturalmente, cioè che sono quei soldi che ci arrivano ogni volta che passiamo una milestone, ogni volta che la nostra città aumenta di dimensione. Adesso guardateli finché la patch non è uscita, perché non ci saranno più, sono stati tolti. Quindi, ripeto, dalla prossima patch, quindi dalla patch Economy 2.0. Quanti erano i sussidi? Beh, se ce li dimentichiamo, basta che andiamo su obiettivi, cominciamo dalla prima milestone e li vediamo qua. Denaro serve per costruire e mantenere le infrastrutture della città. Ecco, cominciava da 600.000 e andava pesantemente su fino a 3 milioni e 2, 4 milioni e 9, 7 milioni. Diciamo, hanno tentato, a detta loro, di andare incontro alle nostre richieste di rendere l'economia più veritiera e andare ad aggiustare tutte quelle cose che non aiutano assolutamente nel divertimento e nella simulazione. Quindi i sussidi non ci saranno più. Dovremmo ristudiare i nostri start come facevamo con Cities Skylines 1. Dovremmo in futuro pensare allo start migliore, a quali servizi mettere, possiamo mettere tutto, che cosa non mettiamo, cosa mettiamo dopo, quante linee del tram mettiamo, quanto ci costano, eccetera eccetera, perché andremo anche a vedere i servizi. La seconda cosa che hanno messo in questa patch è l'apportare allora, adesso si può importare qualsiasi cosa e tutto ciò non ha un costo. Quante volte mi avete visto in Avulin all'inizio non mettere la spazzatura o non preoccuparmi minimamente di ciò? E in effetti, se voi vedete, l'abbiamo messa da poco. Vi ricordate che non avevamo rifiuti, non avevamo costi. Ora noi possiamo importare, a parte l'elettricità e a parte l'acqua e i liquami, tutto a costo zero. Come vedete qui abbiamo importazioni ed esportazioni, quindi qua un po' ci costa. Ma per quanto riguarda, per esempio, l'assistenza sanitaria, la gestione dei rifiuti, le scuole,
gli antincendi, la polizia, vi ricordate il carcere? Qui non c'è il carcere, noi vediamo le macchinine che arrivano e prendono i nostri detenuti e li portano fuori e così via. Allora, tutte queste cose sono state rilavorate e nelle varie policy, quindi nelle policy, nelle politiche cittadine, ce ne sarà una in più che adesso vediamo nell'immagine in sovraimpressione, che ci dà una nuova politica cittadina per abilitare l'import. Quindi l'import con le connessioni esterne non è più automatico, ma ha pure un costo. E siccome noi dobbiamo pagarlo questo costo se vogliamo importare delle cose, lo hanno messo non saltabile, non skippabile. Quindi ci sarà una politica qua e andremo ad abilitare, pagheremo il costo e avremo il costo addebitato ogni volta, non saltabile. Quindi questo è già un grande cambio allo start, ok? Quindi avremo comunque le connessioni esterne, ma non è che potremmo fare mi manca l'acqua, chi se ne frega, l'elettricità. Quante volte mi avete visto partire senza l'elettricità? Perché poi alla fine si capiva che se tu partivi senza neanche un servizio, andavi su tranquillo, la città cresceva e poi quando volevi la mettevi, tanto eri pieno di milioni. Adesso tutto questo non ci sarà più, quindi start nuovi e strategie nuove. E unito a questo, i servizi cittadini avranno un costo aumentato. Quindi sempre tornando in questa schermata del budget, dell'economia, e questo porterà a un aumento dei costi. Quindi i servizi cittadini sono stati rimodulati tutti e hanno un costo maggiore. Quindi andiamo a vedere anche nello specifico altre cose che va a toccare questa patch. Per chiarire che cosa va a generare moneta e che cosa va invece a spendere i soldi nelle nostre finanze, hanno voluto chiarire che cosa intendono loro per entità e per azioni che possono fare queste entità per andare a modificare le nostre finanze. E c'è questa slide che hanno messo nel loro Dev Diary che va a riassumere. Ora potete vedere benissimo che c'è la banconota con la freccia verde verso l'alto, fa aumentare i soldi, la banconota con la freccia rossa verso il basso li va a fare diminuire. Le quattro entità che loro hanno identificato nella loro simulazione sono la città, i cittadini, quindi quelli che loro chiamano households, chiamiamoli cittadini noi, le compagnie, quindi le aziende, è meglio tradurlo, e gli investitori così astratti. Allora, per la città abbiamo imparato a conoscerla, cioè che cosa ci fa aumentare i soldi? Il passare le milestone, ricevere il pagamento dai servizi cittadini, cioè i cittadini pagano per i servizi, le tasse, i prestiti, esportare elettricità e acqua, mentre ci fa spendere tutto quello che adesso abbiamo un po' sottovalutato, per esempio l'upkeep del city service, quindi il mantenimento sarà aumentato. Non so se sarà aumentata anche la costruzione delle strade e il suo mantenimento, non lo so. Uno dei tre, mi sembra City Planner Place, nella riunione che è stata fatta con Colossal Order e Paradox, aveva espresso fra tante cose il desiderio che venisse anche tassata le demolizioni, che ci fosse un costo per le demolizioni, per le strade, per il mantenimento. Per adesso qui non lo dicono, chi lo sa, vedremo. Poi
I cittadini hanno un'iniezione di capitale soprattutto dalle loro paghe, da quelli che chiamano dividendi, che non ho capito bene perché non sono i dividendi delle aziende, sono non lo so, devo, se avete ben chiaro voi che cosa si intende per dividendi a un cittadino, non lo so, forse sono gli extra della paga quando diventano impiegati, potrebbe essere. I sussidi che può dare il giocatore, cioè noi, quando noi andiamo a giocare mettendo una tassa negativa, come sapete, andiamo praticamente a generare un sussidio, andiamo a dare soldi a una determinata categoria, che possono essere i cittadini, possono essere i residenti, i lavoratori del commercio, oppure alle industrie, no? Quindi le tasse negative possono essere messe in tutte e due le varie entità. Generano reddito alla pensione, la disoccupazione, perché c'è il sussidio di disoccupazione che ci rimarrà per un certo periodo di tempo, e i furti. Invece vanno a costarci ovviamente le risorse, il divertimento, l'affitto, i servizi cittadini, i furti e le tasse che le devono pagare. Le aziende generano reddito dalle vendite, dai sussidi che gli possiamo dare noi, e da dei dividendi fittizi che vengono detti dagli investitori, investitori esteri, chiamiamoli. Le aziende hanno anche a disposizione, devono spendere per le loro risorse, per pagare le paghe, per pagare i dividendi, per pagare gli affitti, i servizi cittadini e così via. Un'altra cosa che andrà a cambiare è la domanda cittadina, quindi la domanda, cioè queste sei barre, saranno pesantemente riviste soprattutto nel metodo di calcolo. Ora il calcolo dovrà andare a riflettere più velocemente e più accuratamente lo stato della città. Adesso la domanda residenziale è diversa dalla tra densità e densità, quindi adesso la densità desiderata è legata alle dimensioni e alla ricchezza delle famiglie, cioè in base a quanto sono ricche le famiglie andranno a scegliere che tipo di casa si possono permettere e non quella che vorrebbero. È differente il ragionamento. Tutti vorrebbero la casa a bassa densità, unifamiliare, col giardino e la piscina, il cane, ovviamente. Però non tutti se la potranno pagare. Potranno avere un reddito abbastanza grande. La bassa densità quindi è quella più costosa, perché loro si devono pagare tutto, devono pagarsi le spese dell'affitto e del mantenimento della casa. La densità media e alta invece dà la possibilità di dividere i costi, soprattutto di mantenimento della casa, quindi ci saranno gli studenti che avranno la predilezione per andare nell'alta densità perché costa meno. A mano i ricchi andranno nella bassa densità. Le famiglie che vogliono più spazio e se lo possono permettere andranno nella media o nella bassa densità e così via. I single che hanno magari un reddito più basso non possono affrontare determinate spese andranno nella media o nella alta densità. Il ragionamento è appunto un po' quello, andare a dare la possibilità ai cittadini di scegliersi la casa, ma in base alla paga, in base a quello che hanno nel portafoglio.
una cosa possiamo aggiungere per la parte commerciale e per la parte industriale. La parte commerciale sarà rilavorata, perché adesso c'è il caso che se noi andiamo a vedere le varie industrie, il commercio, per esempio, se noi andiamo a prendere qualcheduno da queste parti, potrebbe essere doppio. Quindi potremmo, per esempio, trovare che ci sono 3-4 aziende che vendono veicoli, 3-4 aziende che vendono mobili e così via. E magari a loro non interessa, a loro interessa solo, e magari hanno carenza di bevande. Ecco, adesso la zona commerciale andrà ad essere messa più facilmente, andrà a nascere più facilmente in base ai bisogni dei cittadini. Quindi ci saranno i nostri bisogni dei cittadini che andranno a pilotare lo spawn, la nascita delle industrie, della parte commerciale. E quindi probabilmente verranno un po' meno compagnie identiche, si spera. Le industrie, anche queste saranno rilavorate. Le industrie subiranno un grande cambiamento. Andiamo subito a parlare delle industrie, così ce l'andiamo a togliere. Allora, il ciclo di produzione delle industrie cambierà perché praticamente hanno ricalcolato quanto tempo ci vuole per fare un prodotto tipo. Allora, hanno preso per esempio i metalli o per esempio i tessuti e così via, e gli hanno dato un tempo base. Ecco, questo hanno per ogni tempo base, quindi si va a generare una mole di lavoro che è necessario per fare tutto questo, tutto il necessario per produrre per esempio i tessuti. Hanno cambiato nel senso che hanno allungato il tempo di produzione, e quindi per ogni industria andrà sì ad avere più impiegati, ma ci metterà più tempo a fare un prodotto, lo venderà di più, lo venderà a un prezzo leggermente più alto, e quindi anche tutto il metodo di calcolo del prezzo è cambiato. Quindi ci saranno più lavoratori, ci metteranno di più a fare il prodotto, e produrranno di più cose che servono al commercio e ai cittadini, e non cose campate in aria, come probabilmente se noi andassimo a vedere qui, assolutamente ce ne sarebbero probabilmente parecchie. E sono aumentate le paghe dei lavoratori, aumenteranno le paghe, appunto perché aumenta il prezzo di vendita, vogliono aumentare i consumi, e quindi hanno dato probabilmente la paga base, l'hanno aumentata. Un'altra cosa che dobbiamo andare a dire, allora vediamo, i sussidi li hanno tolti, l'import adesso è a pagamento, i servizi sono aumentati, il calcolo delle barre della domanda è stato migliorato, quindi dovrebbe riflettere più velocemente la nostra città e che cosa effettivamente e di cosa effettivamente ha bisogno. Hanno anche migliorato, abbiamo detto, la produzione. Non ci resta che dire un paio di cose sul meccanismo di affitto delle case e sulle spese di mantenimento. L'abbiamo già accennato. Allora, siccome le spese per i servizi sono aumentate, allora hanno aumentato anche le paghe, ok? Però adesso
essendo la domanda cambiata, avremmo un po' un riequilibrio di tutto, probabilmente. Cioè, si andranno a spostare, come abbiamo detto, studenti, ricchi, meno ricchi, lavoratori, eccetera, si andranno a spostare un po' di casa. Un'altra cosa, per esempio, quando per il pagamento, per esempio, le persone, questo è commerciale, ecco, le persone che stanno qui dentro, se noi andiamo a vedere, questo è benestante, ma se fosse leggermente meno benestante, quindi non avesse abbastanza soldi, per esempio come questo modesto, non gli verrà data la possibilità di andare a spendere i soldi, a comprare delle cose, invece di pagare i servizi e le tasse. Quindi lui dovrà prima pagare le tasse, quindi non esiste l'evasione in questo gioco, praticamente, da quello che ho capito, non esiste l'evasione delle tasse. È un gioco ideale. Devono prima pagare le tasse e le bollette, poi se avanzano mangiano. Così, mi dispiace, è così. Faranno la mod comunista probabilmente. E poi un'altra cosa che andranno a cambiare per l'ennesima volta, chissà che non riescano a sistemarla, è ovviamente che cosa? Parlando di scuole, come state dicendo? Le high school, esattamente, ci avete preso. E se non l'avete detto, pensateci bene, perché c'è il solito problema delle scuole. Loro parlano solo di high school. Io avrei modificato anche le scuole elementari e il numero di persone che ci vanno dentro, perché è assolutamente assurdo. Quindi pare che questo numero finalmente potrebbe aumentare ancora di più, perché il senso per cui non riempiono la scuola media e superiore qual è? È che loro dicono, cominciano dalla scuola elementare, studiano, quando arrivano alla fine della scuola elementare decidono se andare alla scuola superiore oppure se andare a lavorare. Adesso, una volta che non vanno alla scuola, alla high school, si fermano lì. Invece adesso potranno, anche avendo la scuola superiore dei posti liberi come questa, potrà probabilmente attirare successivamente anche le persone che dovrebbero aumentare nella loro scelta di scuola superiore, dovrebbero aumentare e tornare come fanno col college dopo, no? Che abbiamo visto che al college ci tornano anche successivamente. C'è anche il calcolo del lavoro e del senza lavoro va a modificarsi. Infatti, se noi abbiamo qua la popolazione, ecco, la disoccupazione, i disoccupati saranno pagati, avranno un sussidio di disoccupazione, rimarranno in una casa che si possono permettere finché hanno un sussidio di disoccupazione. Se noi andremo a creare dei posti di lavoro adatti per le loro skill, quindi la loro preparazione tecnica e il loro livello anche di studio, e quindi potranno ritornare a lavorare, rimarranno in città, altrimenti potranno decidere anche di andarsene e di emigrare. Quindi c'è questo meccanismo della disoccupazione che è andato a cambiare. Quindi questo è quanto per il primo Dev Diary, è tutto. Grazie per essere arrivati fino alla fine di questo video. Se vi interessa questo video, i video su Cities e il canale, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere le notifiche dei video che usciranno, e se volete supportare il canale c'è l'abbonamento di YouTube e l'abbonamento a Twitch quando andiamo in live, se avete un abbonamento da voler dare con Amazon Prime. Ringrazio le persone che si abbonano con YouTube perché sono i miei sponsor, e probabilmente, anzi sicuramente, nei prossimi video comincerò a cambiare
i video e metterò gli abbonati all'inizio, perché gli abbonati sono i miei sponsor assoluti e unici. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti e vi aspetto nei commenti. E ho anche cambiato qui, come appunto vi ho detto, non voglio vedere la neve, quindi mi sono goduto questi minuti che ho parlato con voi e mi sono goduto finalmente un po' di verde. Va bene, fino alla prossima, vi auguro una fantastica giornata. Ciao a tutti.